L'amministrazione comunale di Fiumicino ha acceso le ruspe per abbattere un rudere anche di dimensioni importanti che si trovava proprio vicino alla porta d'accesso alla città. Finalmente, dopo una procedura molto complessa, molto lunga, poi abbiamo voluto dare una stretta cogliendo l'occasione del piano casa della regione e insieme abbiamo, insieme ovviamente agli imprenditori, a Palmerino e poi anche insieme alla regione, diciamo, autorizzato la demolizione per ricostruire due edifici che sono paralleli, due edifici che naturalmente recuperano tutta quanta la cubatura con un premio di cubatura prevista dalla legge regionale, che però assumeranno la forma in qualche modo anche visivamente del ponte 2 giugno. A terra ci sarà verde, ma ci sarà anche parcheggi, soprattutto parcheggi non solo privati ma anche pubblici, che ci permetterà di avere un'accessibilità migliore anche per l'area del centro storico. Erano in tanti ad aspettarsi questo momento. Beh, questo era diventato un monumento ormai al degrado, però quindi era, diciamo, entrato nel paesaggio dell'ingresso di Fiumicino, quindi è stata importantissima quello che abbiamo fatto oggi, nelle scorse settimane, e soprattutto la cosa più bella e più importante è che sarà la prima di una lunga serie di tutta una serie di demolizioni per realizzare poi dei manufatti molto più belli ed utili di quelli che c'erano, che noi abbiamo già fatto in alcune zone, faremo in altre zone centrali della nostra città, contiamo di farlo nelle prossime settimane, perché passo passo le aree centrali delle nostre città devono essere riqualificate. Come dobbiamo immaginare il futuro in questa zona? Cosa ci sarà di fatto? Allora, di fatto ci saranno due edifici alti 9 piani, dove sotto c'è la parte commerciale, poi sopra ci sono gli appartamenti e sopra c'è una parte direzionale che viene unita da una specie di un collegamento, lo chiamavano noi un tunnel tutto a vetri, e che viene illuminato la notte, insomma rimane una cosa importante. Simile al ponte? Sì, simile al ponte, leggermente più alto andiamo del ponte. Diciamo che per noi quello sarà l'osservatorio, la bella vista di Fiumicino alla fine, perché da là sopra con quelle altezze insomma riusciamo a vedere un po' tutto, l'aeroporto, tutta Isola Sacra, insomma questo è quello che noi immaginiamo. Sarà molto acciaio, vetro, insomma una struttura moderna.